la comunità del Palatino, dove era sorta Roma, di etnia latina, cioè di origine latina, accolse ben presto un notevole numero di stranieri ed entrò in conflitto con quella del Quirinale, di origine sabina. La leggenda afferma che una guerra scoppiò quando Romolo fece rapire le donne sabine per rendere possibile la prosecuzione della stirpe e uno stabile popolamento della città. Al breve conflitto fece seguito una fusione tra le due comunità con alternanza di sovrani latini e sabini. L'idea della fusione tra i due popoli, nella leggenda, è rappresentata proprio dai matrimoni tra la componente latina, Romulea, e la componente sabina. I matrimoni non furono soltanto a livello personale. L'accordo di pace, se così si può dire, andò ad assumere ben altre dimensioni, conducendo ad una condivisione del trono di Roma fra Romolo e Tito Tanzio e alla formazione di un nuovo popolo, i Romani Quiriti. Questa ovviamente è una leggenda. Ci è lecito supporre che i due popoli si siano uniti per semplici ragioni di opportunità economica e di discendenza. Del resto, l'unione fa la forza. E non dimentichiamoci che da quelle parti, nello stesso periodo, bazzicavano indisturbati anche gli Etruschi. Cosa c'è dunque di storico dietro la leggenda del ratto delle Sabine? Secondo lo storico e archeologo Andrea Carandini, la leggenda delle Sabine riflette una fase della storia di Roma caratterizzata da aspri conflitti che i popoli contendenti riuscirono a superare alleandosi. Roma, in sostanza, appare l'esito, il risultato dell'iniziativa di due popoli, i Latini e i Sabini, intenzionati a stabilirsi nel sito dove è sorta la città, cioè il Palatino, presso il guado del Tevere. Un sito particolare perché si trovava all'incrocio delle strade che dal mare portavano verso l'interno. I conflitti stanno cioè a indicare che Romolo dovette imporsi con la forza. D'altra parte, fondare una città è un atto traumatico, difficile soprattutto quando comporta l'assoggettamento di chi prima occupava lo stesso spazio con autorità.